già tutti, no? Simonetta Corradini, sì, certo. Perché questa conferenza? La conferenza a noi serve per mettere un pochino a sintesi un lavoro che è stato sviluppato ultimamente, che ha visto l'OTU diciamo, attenta in particolare sul tema dell'urbanismo. Perché questo? Noi ci siamo occupati, come sapete, di tantissime cose, della trasformazione urbana, che quindi comprende tutto. Ultimamente ci sono state delle situazioni che ci hanno fatto riflettere: l'assenza di comunicazione sul piano strutturale, di cui non sappiamo la fine, la fine dell'inizio, il processo, diciamo, di quello che è il piano del porto, che oramai è l'autorità portuale fa, dispone, trasmette, eccetera, mai che il comune prenda posizione, mai che ci sia una notizia preventiva rispetto alle iniziative che fanno loro. Appare ogni tanto un articolo sul giornale, tipo la proposta dell'ospedale, della trasformazione e ristrutturazione del vecchio ospedale, che ci fa piacere, ma appare così in amblè, senza un minimo di confronto, di informazione preventiva, non si sa da dove scaturisca tutto questo. Tutte queste cose cosa significano? Significano che fare l'urban center è opportuno, è utile non solo alla cittadinanza, perché così è informata, è utile anche all'amministrazione, perché l'amministrazione avrà un punto reale di contatto, di confronto con la cittadinanza. Mi permetto solo una cosa. Io ricordo sempre quello che Daniele ha detto riguardo alla partecipazione. Secondo me è da inquadrare, mettere in un ambiente, che se tu fai partecipazione prima, quindi fai partecipare un percorso, poi è difficile avere i comitati contro, o perlomeno è facile che non ci sia. Qui appunto si entra poi nel merito di quello che per noi è l'urban center, e casomai ne parleremo, no, più dettagliatamente. L'urgenza però di diciamo, esporci in una certa maniera rispetto a una nostra proposta che abbiamo preparato, che è una proposta aperta, cioè noi non è che abbiamo soluzioni ai problemi. Abbiamo semplicemente delle idee da sviluppare e da confrontare con l'amministrazione e con i cittadini in generale. Questo è da lì che poi deve nascere il sistema urban center. L'accelerazione è dovuta all'apparizione di questo bando per l'affidamento delle strutture, diciamo, culturali del comune. Un bando importantissimo, che anche qui è apparso senza che nessuno sapesse niente, né nessuna riflessione diffusa, ma neppure, diciamo, nessuna riflessione politica. In consiglio non se ne è parlato, e forse